Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Philip Rank e niente, stasera volevo parlarvi un po' del nostro chatbot che abbiamo sviluppato per il Milano Film Festival. In realtà è nato per il Milano Film Festival, però in realtà è un chatbot che è adattabile a qualsiasi tipo di evento e adesso lo stiamo portando più in ambito anche turistico. Vediamo se funziona. Ok. Bene, allora, due parole su chi siamo noi. Noi siamo, beh, io sono il fondatore, manca il mio socio questa sera da essere qua con me, però uno dei due bisogna che continui a lavorare. Comunque noi siamo una giovane azienda di software, ci occupiamo di sviluppo web e sviluppo mobile. Fondazione nel 2011, attualmente siamo sei persone nel team, di skill diverse, in modo da coprire un po' ambiti diversi e anche tecnologie diverse. Qua un po' sono alcune tecnologie con cui lavoriamo abitualmente. E niente, praticamente dopo anni di frequentazione del Milano Film Festival, perché noi oltre ad essere ottimi sviluppatori siamo grandi appassionati di cinema, e quindi per noi il Milano Film Festival era un evento imperdibile quasi. E dopo anni quindi di averlo vissuto come spettatori, come frequentatori, noi per primi in realtà capivamo quelli che erano un po' i problemi che vivevamo sulla nostra pelle, che erano problemi quotidiani e anche in realtà semplici da risolvere, perché il Milano Film Festival comunque è una realtà abbastanza complessa. È un festival che si sviluppa su 10 giorni, una media di 30 film proiettati al giorno, divisi per 15 categorie, che sono categorie di film piuttosto che altri eventi che vengono svolti durante i giorni, su tre location diverse. E la programmazione è spesso soggetta a cambi all'ultimo minuto, perché magari il regista non è arrivato e quindi devono spostare il film al giorno successivo, piuttosto che fino all'anno scorso in cui usavano anche il Parco Sempione come location, pioveva, quindi dovevano spostare tutto da un'altra parte. Quindi era un evento che anche proprio 2 minuti prima dell'inizio cambiavano, stravolgevano i piani. Molte informazioni di utilità generale, quindi dove trasmettono i film, quanto costano i biglietti, cosa succede se piove, ma sono tante informazioni che spesso sono utilizzate proprio quotidiana, tutto questo condito con la difficoltà a reperire queste informazioni, perché cioè, l'ecosistema Milano Film Festival era costituito da un sito web che fino all'anno scorso non era ottimizzato per mobile, non era responsive, quindi da mobile facevi difficoltà ad accedere al sito e a prendere anche la più banale informazione, avevi un'applicazione da scaricare dallo store che anche quella non funzionava benissimo. Altrimenti avevi la pagina Facebook e lì dovevi scrollarti tutta la timeline e cercare di trovare quello che ti interessava, almeno aver la fortuna. Oppure scrivere un messaggio e aspettare che qualcuno ti rispondesse. Quindi, vedendo un po' tutto questo, in realtà abbiamo iniziato a interrogarci su cosa poteva essere di utilità per migliorare le cose. Allora siamo andati a parlare con gli organizzatori, abbiamo cercato di capire con loro se c'era un modo per migliorare le cose e cercare di strutturare un servizio che venisse incontro alle esigenze degli utenti. A quel punto, in realtà, con loro ci siamo seduti e abbiamo scoperto che la gran parte delle persone chiedono sempre le stesse cose, cioè questo è proprio un grande classico. Cose anche molto banali da rispondere, no? Quindi, solo che queste informazioni in realtà fino all'anno scorso erano difficili da reperire perché proprio erano sparse su mille applicativi, quindi anche cose banali. Quando sarà proiettato il film, in realtà era molto difficile ottenere questo tipo di informazioni. O anche solo in che lingua sono i film, cioè lì dovevi per forza di cose scrivere un messaggio sulla pagina Facebook e aspettare che una persona ti rispondesse. Allora, a quel punto, con questa lista di domande fornita dagli organizzatori, un po' quelli che erano i problemi che noi abbiamo riscontrato in primis come utilizzatori, a quel punto, alla fine ci siamo proprio chiesti, ci siamo guardati e hanno detto: Si può sì, fare. si può fare.
Così a quel punto ci siamo seduti e abbiamo iniziato un po' a tracciare quello che doveva essere il perimetro del chatbot, no? Una cosa fondamentale, secondo me, che noi in primis abbiamo imparato sulla nostra pelle facendo e lavorando sui chatbot, è che è estremamente importante definire cosa sa fare il chatbot e anche lì non strafare, ma comunque cercare di definire un perimetro, anche magari ristretto, però a quel poco riuscire a esaurirlo. Così a quel punto ci siamo seduti e abbiamo iniziato un po' a tracciare quelle che dovevano essere le funzionalità della versione 1.0, quindi basandoci anche sulle domande che venivano fatte quotidianamente dalle persone. Quindi le funzionalità base dovevano essere dare la possibilità alle persone di scaricare il programma, visualizzare la programmazione giornaliera, visualizzare la sinossi dei film, quindi banalmente il trailer piuttosto che la scheda con regista, durata e dove sarebbe stato proiettato con un minimo di trama. Le informazioni generali del Milano Film Festival, quindi costo e dove comprare i biglietti, cosa succede se piove, quali sono le location, una serie di altre informazioni. La possibilità di ricevere notifiche in caso di cambi di programma all'ultimo minuto o comunque aggiornamenti che avevamo definito alla fine su una scala di due priorità, quindi aggiornamenti, push, notifiche, quindi notizie dell'ultima ora che venivano sparate a tutti gli utenti in caso di notifiche particolarmente importanti, oppure potevi richiedere di essere aggiornato in caso di variazioni su una particolare rassegna o una categoria di film o di eventi. La possibilità di visualizzare eventi nelle vicinanze, quindi a quel punto tu sei in giro per Milano, il chatbot ti localizza e nel raggio di 1 km ti dice in quel momento o fra un'ora cosa ci sarà nelle vicinanze, e poi la possibilità di votare i film che hai visto. Anche qui la votazione fino all'anno scorso era un meccanismo molto complesso in cui dovevi scaricare l'applicazione, dovevi registrarti. Molti solo per questo tipo di attività desistevano e non lo facevano. Qui l'idea era quella di rendere il passaggio tutto molto più semplice. Dopo quindi aver definito queste funzionalità, siamo passati alla parte di mockup. Anche qui la parte di mockup è stata molto importante, soprattutto per far vedere agli organizzatori del Milano Film Festival come si sarebbe svolta l'interazione tra il chatbot e un utente nel momento in cui poi sarebbe andato in produzione. Anche qui è decisamente importante spiegare queste cose perché molti non capiscono esattamente cos'è un chatbot e che cosa fa. E se non lo si spiega in modo molto molto base, in realtà c'è il rischio che fraintendano un po' tutto. Spesso, almeno in base alla mia esperienza, quando parliamo di chatbot con persone che non sanno cos'è un chatbot, pensano a due cose: o a Skynet, quindi tipo il male assoluto, quando gli parli di chatbot e dicono assolutamente noi questa cosa non fa proprio per noi, oppure pensano a Siri, quindi anche lì l'oracolo che è in grado di risponderti a qualsiasi cosa. Ovviamente non è al momento, allo stato attuale, il chatbot non è nessuna delle due cose, non può essere Skynet, cioè non può essere il male assoluto, anzi in realtà dovrebbe essere qualcosa che sgrava di lavoro, ma non è neanche Siri. È impensabile ad oggi avere un chatbot che ti sostituisce quello che è una persona in tutto e per tutto o tutta una serie di altre interfacce o applicazioni. Il chatbot è importante che sappia fare un determinato range di cose, ristretto se vogliamo, anche Marco lo sappia fare in modo decente. Quindi questo, con il mockup, siamo riusciti a spiegare agli organizzatori del Milano Film Festival un po' come sarebbe avvenuta l'interazione. Una delle loro preoccupazioni era che il chatbot fosse troppo invasivo, nel senso che loro non capivano inizialmente come sarebbe avvenuta l'interazione iniziale, cioè proprio il primo dialogo come doveva avvenire. Avevano addirittura paura che fosse il chatbot in primis a proporsi agli utenti, no? E quindi diventasse lui a fare il primo passo e essere troppo invasivo. Anche qui abbiamo spiegato che in realtà il chatbot è silente finché l'utente non fa inizia e non è lui il primo a fare un passo per chiedere un'informazione. Quindi in realtà il chatbot rimane
è il servizio, non è mai lui che è troppo propositivo, così come anche la possibilità di ricevere le notifiche, è sempre l'utente che sceglie se ricevere le notifiche oppure no. Dopo la fase di mockup siamo andati sulla parte di definizione dell'architettura. Anche qui noi non volevamo usare soluzioni out of the box come ChatFuel, perché avevamo bisogno di una soluzione su cui avere il totale controllo. Avere la possibilità di definire esattamente e puntualmente le funzionalità e avere una piattaforma che poi in futuro diventasse facilmente evolvibile, quindi aggiungendo altre funzionalità o altri servizi con cui integrarsi e scrivere. Allora a quel punto abbiamo definito from scratch la nostra architettura, l'abbiamo sviluppata totalmente da zero, basata su Node. Qui banalmente vi ho fatto vedere un po' quelle che sono le interazioni, le macro interazioni, macro blocchi che compongono l'architettura. Quindi abbiamo un crawler che prende le informazioni direttamente dal sito del Milan Film Festival, su cui sono salvate tutte le informazioni dei film, gli orari, il programma. Quindi da lì un crawler prende tutte queste informazioni e le salva sul nostro MongoDB. Abbiamo un motore di interpretazione del linguaggio naturale, su cui abbiamo inserito tutte le action e gli intent che poi dovevano rispondere alle domande degli utenti, e poi praticamente un message broker che prende queste informazioni, le passa a un middleware che le gestisce, e poi tutto servito dal chatbot che le espone su Facebook. Abbiamo poi aggiunto una parte di dashboard per vedere la parte di statistiche reportistiche, e uno scheduler invece che è quello che è responsabile per la gestione delle notifiche. Lo scheduler, nel momento in cui un utente si iscrive agli aggiornamenti su una categoria di film o una categoria di eventi, si occupa di mandare le notifiche nel caso di modifiche di programma o anche alert sull'inizio di un film mezz'ora prima dell'inizio. Se ti iscrivi a una rassegna di film, lo scheduler manda una notifica mezz'ora prima dell'inizio di un film all'utente, dicendo: attenzione, fra mezz'ora inizia il film, se vuoi andare a partecipare sappi che sta per iniziare. Allora a quel punto un po' i pezzi erano completi. Avevamo la definizione delle funzionalità, abbiamo fatto vedere un mockup definito un po' come il cliente, quello che doveva essere l'interazione, abbiamo buttato giù l'architettura, abbiamo iniziato a sviluppare. Lo sviluppo in sé è stato semplice, in realtà non abbiamo incontrato particolari problemi, se non il fatto che c'era molto codice da scrivere, quindi la complessità era dovuta semplicemente dalla mole di codice che dovevamo buttare giù, però per il resto non abbiamo incontrato particolari problemi, almeno così pensavamo. Quindi in un mese e mezzo il chatbot era pronto e finito, e in realtà eravamo molto soddisfatti e pensavamo di aver praticamente concluso. In realtà, come vi farò vedere, questo un po' riassume quello che è stato il nostro primo test. Questo interviene per fatto le cose. Intente, inizia l'interazione con il nostro chatbot. Chatbot si presenta. Intente chiede qualcosa. Il chat non capisce. Il tempo ci riprova. Il chat ancora non capisce. A quel punto l'utente chiede l'intervento di una persona reale, e la persona reale risolve un po' la situazione. Adesso qua ovviamente però rende bene secondo me l'idea di quello che è stato il primo test. L'utente chiedeva delle cose, il chatbot non capiva, provava di nuovo a chiedere, il chatbot continuava a non capire, allora a quel punto doveva per forza intervenire una persona reale. Anche qui avevamo previsto una via d'uscita in due modi per l'utente. L'utente poteva chiedere direttamente di parlare con l'operatore, allora a quel punto veniva mandata una mail al social media manager, che poi poteva entrare nella conversazione.
Oppure al terzo tentativo in cui l'utente provava a chiedere qualcosa e il chatbot non capiva, era il chatbot in primis a proporre all'utente di parlare con un operatore. In quel modo abbiamo cercato di ovviamente porre una via d'uscita all'utente e non lasciarlo infastidito o frustrato dall'esperienza di utilizzo del chatbot. Perché in realtà è molto difficile riuscire a trovare un giusto bilanciamento quando si lavora con un chatbot. O fa schifo e lo vedi subito, e quindi l'utente prova a scrivere qualcosa e il chatbot fa schifo, non risponde, e a quel punto l'utente interrompe subito, perché subito si capisce che il chatbot non ce la può fare. Oppure l'utente inizia, il chatbot risponde, no? Allora a quel punto l'utente dice, cazzo, però questo chatbot è forte, no? Proviamo a chiedergli ancora un po' di cose. Il chatbot continua a rispondere, allora l'utente chiede ancora più cose, e a quel punto il chatbot non ce la fa. Quindi lascia l'utente a metà di una conversazione magari, no? E a metà del problema. E quindi l'utente è comunque frustrato perché è arrivato a un certo punto e non è riuscito comunque a risolvere il problema. Quindi anche qua è molto difficile trovare un bilanciamento del chatbot, perché o si cerca di farlo troppo bene e comunque si fallisce, o lo si fa male e si fallisce ancora più. Adesso vi farò vedere un paio di casi di test, i primi giorni in cui eravamo in fase di test. Con lo sviluppo del chatbot vale la classica regola 80-20. L'80% delle funzionalità l'abbiamo fatto nel 20% del tempo, il rimanente 20%, che è il test, ha occupato l'80% del tempo. Il test è la cosa su cui abbiamo sbattuto più la testa in assoluto, anche perché col motore di interpretazione del linguaggio naturale, e cercando di lasciare il più possibile libera la scelta dell'utente, non abbiamo fatto tanti percorsi fissi con i bottoni. Abbiamo cercato di lasciare il più possibile l'utente libero di scrivere quello che voleva, senza dare dei percorsi a bottoni, no? Quindi anche qui questa era una delle difficoltà che abbiamo incontrato. La seconda difficoltà, che adesso sarà per la versione 2, è il multilingue. Allora, qua abbiamo un primo esempio di quello che è andato male, i primi test. Abbiamo una persona che, dopo le prime due risposte che il chatbot ha dato positive, quindi è riuscito a rispondere alle prime richieste dell'utente, allora il chatbot e l'utente ha iniziato a strafare e in una frase ha scritto questo. Salve, vorrei chiedere info per lo spettacolo di stasera delle 22 al Nude. I biglietti si fanno direttamente sul posto a esaurimento, c'è un modo per prenotarli o qualche prevendita? Grazie. Il chatbot ha risposto ciao. Educazione prima di tutto. E te? No, ma era un ciao. Ti saluto. L'utente sapeva che stava parlando con un chatbot? Sì, sì, sì. No. Il chatbot sempre, nel momento in cui fa inizio, si presenta, ti dice che è un chatbot che sta imparando e ti dà un indizio di cosa tu puoi chiedere. Però ovviamente non ti dice fare frasi brevi e domanda per... Sì, sì, aveva sì. La concezione sì, sì, sì. No, aveva la concezione che stava parlando con un chatbot, però non è che ha voluto strafare. Ma lo sapeva davvero che stava parlando con un chatbot o semplicemente forse l'ha letto ma non si è reso conto? Non lo so, però probabilmente quelli in questa stanza, se vedono passare il chatbot, capiscono, ma quindi fuori da qua. Ma il chatbot, cioè quando non sa cosa rispondere, lo comunica in qualche modo o allora no, tenta la risposta? Cioè... Qua il problema è stato che ha beccato il greeting. Ah, salve. Lui non ha capito nulla. Ok. Ma salve sì. Ma però salve sì. Lo ha capito. Ah, e quindi è esatto, questa è la domanda. Cioè, quando capisce una parte ma tutto il resto esatto. No, cosa fa? Quando capisce una parte, lui ti va sulla cosa che capisce. Ah, però visto che non potresti gestire tu. Sì, il motore di interpretazione del linguaggio naturale ti dà una percentuale. Esatto. Di... Dove hai messo il filtro?
Allora, l'abbiamo messo successivamente in realtà. Okay. Abbiamo messo su il filtro sotto il 33%. E poi qua, nel caso specifico di una frase molto lunga, abbiamo iniziato a proporre un messaggio dicendo: ehi, attenzione, fammi domande brevi e concise, per favore, perché questa cosa qua... No. Quindi il problema qua era proprio il salve iniziale. Se non ci fosse stato il salve o il grazie, lui avrebbe risposto semplicemente dicendo: scusami, non ho capito, puoi per favore specificare meglio la domanda. Però con il salve, questo era il primo problema, su cui in realtà non avevamo minimamente pensato. Però, anche perché noi internamente, ed è qui un altro problema, quando si fanno i test e il test li fa chi ha sviluppato il proprio software, è tendenzialmente propone sempre quello che vuole sentirsi dire. Quindi i vari test che noi facevamo internamente, mai in nessun messaggio noi iniziavamo salutando il chatbot. Però effettivamente sì. Quindi questo era il primo problema da gestire. Nel momento in cui non capisci una frase ma c'è un greeting, non fare ciao. Scusa. Sì. Come si presenta un chatbot? Dopo ve lo faccio vedere. Come messaggio iniziale, sì. Dici? Ok, dopo lo faccio vedere. Però semplicemente si presenta presentandosi con un nome: sono l'assistente virtuale del New York Film Festival. Queste sono le cose che puoi chiedermi, e eventualmente puoi parlare con una persona reale. Mi sembra che abbia ben impostato. Poi, qua abbiamo due casistiche. Una positiva, che è andata a buon fine, e l'altra invece negativa, ed è un problema molto, molto grosso, su cui abbiamo cercato di porre rimedio, ma è difficile da risolvere. Allora, qua il chatbot ha correttamente risposto, anche se l'utente ha fatto un errore di ortografia. Quindi quando è la prove di lo Sparrows, ha risposto correttamente. A quel punto l'utente ha chiesto chi è il regista, e il chatbot non ha capito. C'è il regista perché ha sbagliato la domanda. Cioè. Può essere sia chi è il regista, oppure se sarà presente alla proiezione. No, in realtà cioè, è. Potrebbe. Cioè, se non l'abbiamo capito nemmeno. Chi è il regista? Però la risposta che è data comunque. Però anche qui il problema era che non riusciva a tenere in referenza le domande. Qui, quando una persona inizia una conversazione, e la persona a quel punto è portata pensando che il chatbot sia contestuale e tenga memoria di quello che è le precedenti conversazioni, è tentato a proseguire senza continuare a specificare l'oggetto della domanda. Certo. E qui il chatbot ovviamente si perdeva. Se invece avesse scritto chi è la regista di Los Perros, avrebbe risposto correttamente. E qui abbiamo cercato di porre rimedio semplicemente tenendo in memoria la domanda precedente, e in quel modo cercare di fare una referenza almeno sullo step prima. Quindi adesso il chatbot, se tu scrivi quando è la proiezione dello Sparrows, ti risponde, poi scrivi chi è la regista, ti risponde comunque correttamente. Però inizialmente in realtà no. E questo in realtà è un problema molto, molto grosso, molto importante, su cui noi in realtà siamo riusciti solo di un livello a tenere in memoria la conversazione. Riuscire a contestualizzare su più livelli è molto complesso e sinceramente al momento non sapremo ancora come affrontare questo problema. Poi, l'altro problema comune è avere un utente che chiede cose logicamente identiche ma grammaticamente diverse. Quindi l'utente prima ha chiesto come posso acquistare i biglietti, il chatbot non ha capito, ma se io chiedo come posso comprare i biglietti, il chatbot capisce. Quindi anche qui era un altro problema su il come far apprendere il chatbot domande logicamente identiche ma grammaticamente diverse. E poi l'ultimo problema, anche questo è abbastanza simpatico, l'utente chiede ma se piove? Il chatbot risponde ovviamente correttamente cosa succede se piove, e l'utente risponde: ah, ok, scusa, non ho capito la domanda. Anche qui l'utente è portato a non rispondere con i greetings tradizionali,
ma lui ha risposto con una ok e il chat l'ha interpretato con una domanda. Quindi anche qua abbiamo dovuto lavorare su definire una serie di greetings in modo che adesso se tu rispondi a ok o perfetto, il chatbot ti dice grazie, hai bisogno di qualcos'altro. Posso chiederti una cosa a voi? Sì. E la differenza tra il acquistare e comprare andava spiegata with AI? Sì. Okay, perché non ci arrivava da solo. Sì. E invece, no, beh, quella soprattutto. Sì. Quindi ok, figurarsi, with AI anche è dovuto per spiegare completamente. Ci sono già un set di greetings su cui tu puoi lavorare, quindi preimpostati. Però ok non era tra i greetings. E sì. Quindi non riusciva ad arrivare. Neanche se il solo ok era troppo. Quindi, dopo questa sessione di test che è stata veramente logorante e ha coinvolto molte persone, in realtà abbiamo pensato di aprirlo solo a una fetta ristretta, prima di creare più danni che altro. Quindi in realtà il chatbot quest'anno è andato, l'abbiamo aperto a una fase, un'area ristretta di persone, in modo che diventassero dato e noi potessimo intervenire in tempo reale nel caso in cui fosse domande che non capivano, poter anche lì far apprendere l'IT. E adesso stiamo lavorando alla fase 2 e tecnicamente dovremmo essere ormai pronti. Quindi alla fine di questo grandissimo percorso che è supportato dalla progettazione allo sviluppo al test, siamo arrivati a quello che è tirare le somme al buono, al brutto e cattivo della nostra esperienza. E cosa abbiamo imparato in realtà da questo chatbot che fa tante cose e adesso è in grado di farle anche bene, di un'utilità secondo me buona, evita che ci sia una persona che deve rispondere a delle domande molto banali come cosa succede se piove, e quindi qua abbiamo anche un festival, ha ottenuto un plus sicuramente. Lato nostro, quindi abbiamo quello che è andato bene, quello che è andato male e quello che è andato malissimo. Cosa è andato bene? È stato uno sviluppo rapido, sì, non abbiamo incontrato particolari difficoltà o problematiche sullo sviluppo. Abbiamo ottenuto una piattaforma modulare, l'architettura che abbiamo implementato è solida e ci permetterà in futuro di poter aggiungere servizi, integrarla con altre soluzioni. È facilmente integrabile con Facebook, ovviamente. C'è la possibilità di scalare la richiesta all'operatore, anche qui quando il chat non capisce viene mandata subito una mail al social media manager che può intervenire in tempo reale. Ha risolto quelle che erano le problematiche del Milano Film Festival, almeno secondo noi alcune, quindi si ha un punto unico per reperire tutta una serie di informazioni eterogenee. Prima erano sparse su diverse applicazioni e sulle stesse era comunque difficile ottenerle, e poi ha permesso di ottenere una serie di feedback degli utenti, sia a livello di interessi che di cosa chiedevano, e al termine del servizio avevi la possibilità di specificare se il chatbot era stato utile o meno. In quel modo in realtà ci ha dato la possibilità di conoscere meglio anche gli utenti, cosa chiedono, come vogliono interagire con il chatbot. Cosa è andato male? Comunicare cosa può fare un chatbot. Abbiamo visto prima nei test, è sempre difficile, anche se nel momento in cui fai inizio la conversazione il chatbot si presenta e cerca di specificare tutta una serie di azioni che può fare, domande che puoi chiedere, è sempre molto difficile comunque riuscire a comunicare questo con le persone che poi lo usano. Impostare un tono delle comunicazioni con l'utente, anche qui è difficile riuscire a trovare un bilanciamento corretto. O sia troppo un tono colloquiale e quindi anche lì fa scendere quello che è il livello che vogliono mantenere dentro, e dall'altra parte se invece si è troppo asettici si ha proprio l'idea di parlare con una macchina totalmente impersonale. E poi strutturare e impostare VitaI. Abbiamo usato VitaI per una questione di tempo, in realtà la prima scelta era
API. Non siamo riusciti a usarlo proprio perché siamo arrivati tiratissimi con lo sviluppo, con la fornitura di materiali, dei testi, dei contenuti. Abbiamo dovuto optare per Vitali, ma nella fase 2 sicuramente utilizzeremo API che non si chiama. Cosa è andato malissimo? I test sono durati tantissimo, molto più dello sviluppo, e in realtà il chatbot lo possiamo considerare come una qualcosa che è sempre in test fondamentalmente, anche se si va in produzione è sempre in beta, continua a imparare, deve essere continuamente modificato e aggiornato in tempo reale. Il multilingua adesso è solo in italiano, però anche qui per un evento comunque internazionale come il Milan Film Festival sarebbe utile averlo almeno in inglese, e anche qui cercare di capire la problematica, dove avrete dentro la lingua, in che modo comunicare all'utente, come cambiare la lingua, se prendere da Facebook, se chiedere all'utente cosa vuole fare, il doppio data entry su Vitae, le doppie problematiche sul test, quindi molto molto complesso. La referenzialità tra le domande, l'abbiamo visto prima nei test. Il fatto di avere più domande in una frase, qui l'abbiamo risolto semplicemente chiedendo all'utente di scrivere le frasi più concise, e poi la parte di sinonimi, errori di ortografia. Però nel complesso in realtà lo ritengo un'esperienza molto positiva, anzi comunque siamo riusciti a ottenere un risultato e a portare il chatbot a un livello che è un'utilità e non un peso una funzione reale e tangibile. Bene, io sono arrivato alla fine, questi sono i miei contatti, quelli sono i contatti del mio socio che non c'è, e niente, adesso faccio vedere una demo. Posso farti una domanda? Sì. Cosa avete usato per fare il mock? Abbiamo usato Bot Society. Bot Society, appunto. È un prodotto italiano, sì. Ok, allora praticamente il chat inizia così. Si presenta come l'assistente virtuale del Milan Film Festival e una serie di cose che puoi chiedergli. Poi ovviamente ti specifica anche che se vuoi parlare con una persona reale, basta chiedere a una persona. Allora, iniziamo chiedendo che film ci sono in programma domani. Ok, allora qua, come vi dicevo, il Milan Film Festival ha una media di 30 film, anche qui. Questo è l'abbiamo riattivato perché in realtà il Milan Film Festival è finito. Aveva i 10 giorni, erano tra la fine di settembre e i primi di ottobre, quindi adesso il chatbot non è più online proprio per questo motivo, perché se il 2020 festival è finito non avrebbe più senso proporre questo tipo di informazioni. L'abbiamo attaccato alla nostra pagina, abbiamo modificato le date dei film per porle tra oggi e i prossimi giorni. Scusami, ma il bottone per parlare con l'operatore dov'era? Allora, può esserci un menu per quello. Puoi digitare direttamente, sì. Se vuoi parlare con un operatore. Scusa. Oppure chiedi a una persona, certo. Qua. Allora, qua quando si chiede che film ci sono domani, qui essendo la programmazione molto, molto ampia sulla giornata di domani, i film vengono spezzati su due messaggi e proposti come un carousel, dando un'anteprima con l'immagine in evidenza, il titolo e l'orario e il luogo, quindi le informazioni base per avere un'idea di quando, come e dove. Se vogliamo provare a fare il test di prima, quando sarà proiettato il film Sparrows, ci propone tutte le varie date con la prima e la seconda replica. A quel punto vediamo se funziona, potrei chiedere chi è la regista.
Quindi qua il chatbot riesce a riconoscere che c'è una domanda riferita al film Sparrows e mi risponde correttamente dicendo qual è il registro. Chi è l'attrice principale? No, quello sono informazioni che nel momento in cui abbiamo fatto l'import dei dati non avevamo. Okay. L'unica informazione che avevamo disponibile era il regista e poi giusto la trama del film. Quindi se l'utente chiede chi è l'attrice principale, il robot va in default. Sì, non ti dice che non capisce. Scusa, e se chiedi la trama, lui si ricorda il contesto ancora o... Non penso, Può anche richiedere chi è la regista, tanto. Perché ricordo che la domanda di prima. Hai detto che ti leghi solo a un livello. Sì, sì, ma anche se il contesto esiste di per cui forse chiediamo prima lo spero se poi c'è. Qua io ho chiesto una cosa un pochino più specifica, gli ho chiesto quali film ci saranno domani in una location, cioè al base. Poi appunto il chatbot mi risponde puntualmente i film che saranno proiettati solo al base. Io scrivo. Domani a Ducale non c'è nulla. Potrei chiedere informazioni sugli abbonamenti. E mi risponde che dice un abbonamento. Posso chiedere se si può pagare sul banco. Posso chiedere cosa succede se piove. Ma il banco non era prevista o si è inventato via? In realtà era prevista, si vede che non l'ha presa, però era prevista. Quindi... Vuoi provare a riformularla? Se non ti scordo. Tipo posso usare il banco? Sì. Il motore di... Questo, esatto, questo è un altro problema di vita. Si può pagare con il banco? Non ho capito. È un problema di principio di diritto? È un problema di addestramento. Un problema di addestramento perché funziona tutto a action e a... Scusa, ma mi impara nel corso del tempo o no? E a termini che praticamente associ e poi a... Cioè lui da solo adesso che hai fatto questa interazione non capisce. E tu stai facendo la stessa, lo stesso media, mettere due cose diverse. No, anche nessun link, quindi anche tra i versi magari non ce la fa, c'è una mozione di quel tipo qui. Potrei chiedere di aggiornarmi, di notificarmi su una categoria di film. Allora, di statistiche al momento non...
precise non ne ho, però abbiamo avuto un buon riscontro e in realtà anche da parte del mio festival l'obiettivo è per l'anno prossimo di utilizzarlo proprio come un help desk di primo livello, quindi dare la possibilità di utilizzarlo direttamente sulla pagina Facebook e poi eventualmente intervenire solo successivamente se c'è. Forse magari poi fate vedere una traccia di sinonimi o no? Con me, a questo punto noi al back-end decidiamo la richiesta dell'utente di poter parlare con l'operatore e a questo punto mandiamo una mail al social media manager avvertendolo che è l'utente che ha bisogno di una risposta. A quel punto il social media manager, quando legge la mail, può direttamente accedere dal messenger di mia e intervenire direttamente nella discussione dove il chat sarà diventato. Perché su quella discussione del chat non risponde più. No, esatto. Ma ormai tecnicamente avete deciso di passare da WIT AI ad Aerofia? Allora, WIT AI in realtà l'abbiamo trovato un po' limitante, difficile da addestrare. Sì. Dialogflow ha molti più strumenti e molte più possibilità e quindi in realtà ti dà flessibilità e possibilità per sinonimi, per alzare un po' il livello della conversazione. In che percentuale bot ha richiesto l'intervento di un operatore? Cioè nel 10%, 20, 30, 50 del Allora, in un momento, in una prima fase di test, era molto alta, eravamo vicini al 60% di richieste verso le persone reali. Poi in realtà si è abbassato circa al 40%, perché comunque davvero le richieste che facevano utilizzando poi noi quest'anno non avevamo pubblicizzato, perché qua l'ideale per spingere il chatbot e dare la possibilità di conoscerlo è spingere molto sulla DV e sponsorizzarlo. Non ce la sentivamo quest'anno, ovviamente abbiamo finito a settembre, a ottobre, il festival. Però sì, diciamo che come fase 1.0 siamo abbastanza soddisfatti. Un altro applauso e le altre domande.